Amici di YouTube, bentornati in questo nuovo video. Ho la fortuna di portare in anteprima l'ultima closed beta, o meglio si spera, è la terza, quindi spero sia l'ultima, di Zealous Zone Zero, un nuovo gioco sempre dei creatori di Genshin Impact e un Kaisa Rail, quindi sempre di casa Hoyoverse, e lo stiamo provando in live, lo faremo in questi giorni per qualche settimana fino a che la closed beta sarà aperta, quindi nel caso passate a seguirmi ovviamente sul sito Viola così ve la guardate in diretta, anche perché qua butteremo soltanto un po' di lights. Però è la prima volta che lo provo perché nelle beta scorse non sono mai rientrata, quindi non ho avuto modo di entrarci. A che fare? Questa è la schermata d'inizio, siamo abituati a un bel treno che passa, a delle porte nel niente, tipo un ambiente celestiale che è quello di Genshin. In questo caso invece siamo in questo posto inquietante con questi programmi televisivi altrettanto inquietanti. Quindi niente, adesso proveremo questo Zealous, vi auguro buona visione, iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati e vediamo se riesco a fare qualche pull, insomma capiamoci qualcosa. E niente, buon divertimento. Play! Questa volta per davvero. Login complete. Eccoci dentro. Si parte. Ovviamente la trama non staremo a leggerla, perché se il gioco esce fra un paio di settimane, fra un paio di mesi, è inutile che adesso ci leggiamo tutta la lore. Quindi quella la skippiamo abbastanza. Cerchiamo di capire il più possibile sul gameplay per il momento. Che carina! Che carini che sono! Quindi stanno guardando una specie di notiziario, sembrerebbe. È successo qualcosa. Lei è bellissima. Subito! Vabbè, io scelgo lei a mani bassissime qua, gli hanno fatto degli occhi meravigliosi. Belle o Wise? Però, ok, abbiamo subito lo start della scelta del personaggio. Però questo giro è proprio decisamente superiore. Quindi tra Belle e Wise noi prendiamo Belle. Confermiamo. Ok. Ok, va bene, andiamo. Caricamento, ci spostiamo, vanno a vedere cosa sta succedendo a questa 14ª strada. Vediamo. Capitolo 000. Business, strangeness, justness. Che figo! Tre cose, come Z. Eccoli, raga! C'è la Rosina! Che bella che è! In stand around the building of 14th Street, in the genius quarter New Eridu. Bello scritto così, fa un sacco, non so, mi fa My Hero Academia vibes, non so perché. Ok, vabbè, ovviamente ora vi ho detto, oggi non staremo a leggere nel dettaglio la storia perché fra poco ci vediamo. È come se stessimo leggendo un fumetto, raga, è fighissimo questo modo di averla gestita. Ma posso anche tornare indietro? No! Raga! Se vi perdete le cose potete tornare indietro a leggerle! Scusate, il menu là sopra. Ah! C'è il tasto skip! Hanno messo il tasto skip! Hanno messo il tasto skip! Ma così la storia è scorregolissima. Vedete perché io adoro il fatto che l'Hoyoverse faccia più giochi diversi? Perché questa cosa, gli altri giochi non ce le hanno, capito? Quindi riesce a essere originale anche così. Oh no. Non mi dite che... No, gli cadono in testa. Ah!
Belle questa animazione. Bellissimo. Bellissimo questa animazione qua. È iniziato il movimento. È iniziato il movimento, allora. Ci si muove a becco analogico. Salto. No, questo si può. Si doggia così. Triangolo sono le skill. Ma si può saltare, eh? Non sembrerebbe che si possa saltare. Ok, cammini avanti. Picchiamo. Ok. Se tengo premuto succede qualcosa? No, ok, quindi il combattimento è così. Questo è tipo un dash, esatto. Ma cosa sono? Demogorgoni sembrava, avete visto? Ok, abbiamo una barra. L'energia si è rigenerata, quindi immagino tipo la burst. Più o meno, sì. In realtà non è la burst, è più la elemental skill questa, secondo me. Solo che per applicarla non c'è un tempo, ma c'è tu che ti devi ricaricare praticamente. E poi la fai. Quindi non hai un tempo, ma devi produrre tu dell'energia che ti permetta appunto di riutilizzarla. Ah, questo non è morto, scusami, bro, non l'avevo visto. Perfetto. Fine. Quando finisce c'è questo classico caricamento. Carino, tra l'altro, e ti dice se hai fatto tutti i punti dello stage, se no ovviamente lo rifai perché ovviamente ti darà delle ricompense. E ok, quindi questo è il classico stile, cioè a dungeon, ma questo l'avevamo già capito, ragazzi. Ok, qui invece il dialogo è un classico dialogo molto da gioco mobile, con sfondo neutro, personaggio in rilievo 3D che ti parla. Quindi abbiamo già visto che ci sono cinematic, che ci sono momenti a chiave fumetto e questi momenti di dialogo diretto, quindi abbiamo varie tipologie. Ah, switch come su Impact, ok, switch come su Impact. Riswitchi, sta a lui. Attacco a catena, riswitchi su di lei. Wow, caos totale. Ok. R1 per cambiare personaggio. Ok, la sua com'è? Figo. Comunque questa è a distanza. Tira le smitragliate, fighissimo. Cambiamo su di lei che ha la cosa carica. Ricambiamo su di lui. Cambiamo su di lei che fa la combo. Di nuovo su di lui. E poi boom! Assault. Torniamo su di lei. Ok. Cambiamo su di lui. Bello. E non abbiamo ancora visto l'elemental burst, raga, eh. Queste non sono le burst. Lui si sposta in scivolata. Il suo gameplay è comunque fighissimo. Su di lei. Boom! Su di lui. Bene. Centomila punti genata. Ah, ok, Decibel, ci siamo. Questa è la burst. Bellissima. Bellissima. Boom, è esploso tutto. Bella, 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 bella. Fighissimo. Parte il combattimento. Switchiamo. Ok. Vai. Boom. Poi burst. Voglio provare anche quella di lei, però, io. Anche se tra i due combat mi piace di più quello di lui. Sarà perché alle pistole non siamo molto abituati, in realtà. Penso sia principalmente per questo.
Fase 2? Sei incazzato. Ah, si è recuperato tutta la vita. Ah, colpo di nebbia e scappiamo. Let's bounce. No, è già arrivato. O forse siamo già scappati. Meno male, siamo già easy. Ok. New commission added, the hair and the proxy. Sono mollato della roba. Ok, abbiamo fatto livello? Non capisco se è il livello dell'account. Sì, il livello dell'account, ok. Siamo livellati. Auto verification, user login phantom, perfetto. Ok, allora abbiamo, questo è il penso sia il mondo. Missione con principale e altre due modalità. Noi ovviamente andiamo con la main commission perché questa abbiamo. Questi sono tutti gli stage da affrontare. C'è scritto il livello di difficoltà. Ci sono scritti anche i recommended attributes. Quindi questo ci fa capire che comunque i personaggi di questo gioco sono anche questi, con degli elementi che in questo caso sono chiamati attributi. Però il concetto di base è quello. Ci sono differenti attributes. Ok. Guardate quanto si muovono. A questo giro mi sembra ancora di più. Ancora più animate mi sembrano. Oh? Oh mio Dio, stiamo comandando il coniglio? Ecco loro che stanno scappando nel frattempo. Oh Gesù. No! Cosa c'è? Le pistole scariche? Eccole! Le Pokémon del coniglio! Ma spostatevi, andate! Ok. Eccoci qua. Sì, raga! Quindi lei te la danno con la storia! Ah, questo è il menu dei personaggi. Statistiche di base, che tipo di ruolo gioca e che elemento è. Lei è un Aether Support. Le skill. Game View and Agent Talents. Servono dei materialini, per potenziare le skill. Ok. E non abbiamo. Queste sono le costellazioni, raga. Queste sopra sono le costellazioni. Perché voi non lo vedete, ma qua dove ci sono io, praticamente vi segna che vi serve una sua copia. Quindi queste dalla A alla F sono le costellazioni. Questi sotto sono le skill che ovviamente potete ampliare con i materiali per attirare sui talenti. Quindi abbiamo costellazioni ed abbiamo talenti. Quindi molto semplice di base. E poi abbiamo equipment. Ok, qua ci finiranno tipo artefatti e cose varie. Un po' di personaggi. Oh, possiamo vedere un po' di personaggi. Ma se faccio così si può cambiare fra un altro? No, per andare bisogna fare per forza così. Poi abbiamo gattina. Questa è quella che hanno messo nel trailer. Ah, lei è quella con la coda da squalo. Mi piace un sacco. La maid squalo mi piace un botto a me. No senso totale questa coda da squalo. Una signorina. Comunque abbiamo un signor Furry molto carino. Lui me lo ricordo. Lui era in chiave appunto un po' alla Legoshi, quindi ci piace. L'altra maid, quella con le marionette. No, buono, questa mi manca, non l'ho già vista. Ok, sto andando in ordine. Questa spaventata dalla vita, un'altra maid. Sto tipo. Il giga orso. Questa che è blu. Lei è blu. E poi basta, empty character. Per ora ci sono questi.
si parte. Prima multi, triangolo. Caricamento, vediamo l'animazione. Allora, televisore. 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 Ok, tante TV con i gradi sopra. Tutte bio, no, non merda. Uno schifo. Uno schifo. Se il grado è rappresentato dalla TV, vuol dire che c'è un 4 stelle e tutti 3 stelle. Molto bello. Vediamo. Allora, queste sono tipo armi a 3 stelle, per intendersi, questi engine, quindi ok. Vabbè, andiamo oltre. Vediamo, vi ricordo che è l'account della beta. Se qua non si scula, ma sculo nel mio reale, è meglio. Quindi lo accettiamo. Vediamo. Questi V engine di vari tipi, poi avranno un significato che adesso a noi sfugge, ovviamente. Tra l'altro la TV in basso era quella con il 4 stelle, vuol dire che è l'ultimo? Proprio mi è uscito a PT10. L'ultimo della multi. Incredibile, raga. L'ultimo della multi, ma PT10 è uscito. Ed è... Na 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 na. Ah, è un'arma a 4 stelle. Multi delle armi. Abbiamo iniziato con una multi tutta palle. Va bene, fantastico. Ok, si riprova. Dai, almeno 2 4 stelle. 2A. 2A in una multi. A. No. L'ultima e basta. Io mi lancio. Va bene, dai. Vabbè, non le migliori pull, però ripeto, questo account fra una quindicina, ventina di giorni andrà nell'etere. Quindi voglio necessariamente scudare più nel mio account principale. Quindi va bene, dai. Speriamo sia un personaggio, raga. Speriamo sia un personaggio almeno, dai. Adesso è un'altra palla. Però è carina l'animazione di queste cose. Boom. Dai, personaggio. Personaggio. Sì, esatto, ci stiamo riscaldando per il futuro. Non ci posso credere. Ho trovato tutte palle. Dai, un personaggio. Doppio A, doppio A. Non faccio grandi pretese. Doppio A, A, A. Uno solo, sempre. Però in una posizione diversa. Forse stavolta un personaggio. Vediamo. Vediamo, vediamo. Ma dai, ma lascialo già! No! Dai, ma l'unica che già abbiamo! Non ci credo! Vabbè, C1! Va bene, Marchino, va bene. C1! Per carità, bellissima. Però non abbiamo altri, raga. Il sabbione. Vabbè, vabbè. C1, si inizia. Tanto per piano si deve installare tutti 4 stelle, quindi... Va bene, va bene. E la seconda multi della prossima c'è il garantito l'esse. Però, intanto, se mi vuoi dare qua almeno un doppio A... Vediamo. Siete bisogno di creare un'ansia, ragazzi. Oh! Sono arrivati tutti insieme! Sono arrivati tutti insieme! Ragazzi, sono arrivati tutti insieme! Allora, non te ne danno mezzo e poi te ne tirano 4 in una multi! Aiuto! Aiuto! Cioè, ragazzi, da 0 a nulla è un attimo, da 0 a 100, lanzo i baby hey! Non ci voglio credere, vabbè, dai, vediamo! Vediamo! Speriamo almeno uno sia un personaggio, dai! Vediamo! Palla! Ma poi ci sono anche le palle versione A, Quindi, no, dai, un personaggio. Ok, palla! Si inizia, è uno, è palla! Carina! Due, andiamo! Palla! Sono tutte palle! No, dai, un PG me lo devi dare, uno! E queste enormi! Palla? Non ci credo, raga. Non ci credo, non è reale. Non è reale. Tutte palle.
farsi odiare in meno di 24 ore. Qui è meno di un'ora in realtà. Allora, probabilmente però questa è una bella multi, cioè noi non siamo in grado di valutare. Probabilmente una multi con 4A e quindi queste armi potenziate probabilmente è anche una bella multi. Cioè noi non possiamo valutare perché non sappiamo. Sono le armi Fabio, sono le armi. E noi non siamo in grado di valutare. Oh, le costellazioni, skills. Vedete, abbiamo la A che aumenta il danno, special attack, che cose vai. E poi abbiamo anche la B. Oh, guardate, roba pazzesca. Oh,